E torniamo in diretta sempre qui sul 264 con Parole in Musica. Questa volta però non vi porto alla scoperta di un artista, di un cantante, no? Perché lo sapete, abbiamo parlato prima con i mitici Jalis, ora però vi porto alla scoperta invece di un progetto che pensate unisce la musica e non solo, al viaggio per mare, un progetto davvero molto bello, molto interessante, di cui ho avuto modo di parlare anche radio, chiaramente su Radio Cusano Campus. Ne parliamo sempre con Andrea Palombini, che è uno dei fondatori di questo progetto che si chiama Onde Sonore Sailing. Ed ora rosichiamo per bene, perché vediamo tutto lo scenario, non solo per radio, non solo al telefono, ma lo vediamo anche qui in TV. Mannaggia Andrea, ciao! Buongiorno, buongiorno di nuovo, perché dopo di nuovo buongiorno. Ben No, rosicherò, trovato! portiamo con noi, lo facciamo apposta. Cioè, noi ci sacrifichiamo per darvi la possibilità di usufruire di quello che noi con fatica abbiamo conquistato, così comodamente. Mannaggia, ma guarda tu che abbronzatura che hai, tra l'altro, eh? Quanto Come si dice a rosico! Roma, dai oggi e dai domani, a un certo punto ci vieni arrosto. È vero. Va bene, Andrea, allora, ti ho presentato, come ho detto, anche in radio, abbiamo parlato a lungo di questo vostro fantastico progetto, e ora ne parliamo anche qui in televisione, perché è un progetto di cui vale la pena parlare, un progetto davvero innovativo che si chiama, come ho già detto, Onde Sonore Sailing. Quindi un viaggio in barca a vela che unisce la passione per il mare ma anche la passione per la musica. Ci devi raccontare tutto quando nasce questo progetto e anche le persone di cui insomma, fa parte anche la barca a vela dove ti trovi in pratica. Dici un po' Ma tutto. intanto hai detto benissimo, il progetto si chiama Onde Sonore e già dal nome si può evincere che cosa cerca di portare avanti, cosa porta avanti, ovvero la comunicazione tra il mare e la musica. La prima edizione è stata portare la musica sul mare un pochino perché nasceva dall'esigenza di trovare spazi che non fossero interdetti dalla frequentazione, perché per i musicisti l'anno scorso, il 2020, è stato un momento di negazione di tutto quello che era lo spazio per fare concerti. E poi invece vedendo il risultato, vedendo l'efficacia di quello che abbiamo fatto sul mare e quanto si sposava con il mare quello che abbiamo fatto, abbiamo deciso di coinvolgere, con tutta l'umiltà che questa cosa vuole portare, di coinvolgere il mare stesso all'interno del progetto. Sono stato contattato da Federico Ortica, che adesso magicamente comparirà sul Sì, video, ci devi far vedere. ha portato una sua idea. Vieni Federico, anzi io faccio la voce fuori casa, anzi facciamo così. Vedi che bella la maglietta brandizzata comunque, eh? La voglio anch'io, voglio venirvi a trovare più Hanno pensato presto. proprio che ne avete. Ciao! E Federico Ciao, Ortica ciao a tutti. Ciao, ben che trovato. avuto un'idea per me geniale. Io dico sempre che me ne posso vantare perché non è stata mia, quindi invece di sembrare che me la tiro, dico delle cose meravigliose perché tanto l'ha avuta lui l'idea, quindi non è un problema. Bravo, complimenti però, anche a Bella te. perché da docente del Conservatorio di Trento, tecnico, musicista, eccetera, ha pensato e elaborato degli idrofoni, nonché dei microfoni a contatto che portano quello che è il suono di una barca che naviga, nonché il suono del mare, all'interno della musica. Quindi i musicisti che si avvicendano sul palco di onde sonore hanno l'opportunità unica di poter suonare con il mare, reso in una lingua un pochino più comprensibile da parte di un orecchio umano, perché è una dimensione talmente vasta che è difficile coglierne immediatamente le possibilità musicali. Ma Invece tu mi hai così dico. rivelato che sei di Roma, no? Lui è di Trento, se non sbaglio. Sono di Perugia. Ah, di Perugia, ecco. E dove vi siete incontrati? Quando è avvenuto il vostro incontro? Sulla carta stampata, cioè Esatto. il grande potere della comunicazione, per cui un articolo dell'anno scorso finito su una rivista di settore, Bolina, perché Federico è anche un velista Ah. e ha comprato, grazie a un infortunio che ha Esatto, avuto, un si è infortunio. rotto un piede. Quindi invece di andare a fare cose divertenti, è andato all'edicola a comprarsi un giornale e ha trovato questo folle che invece di suonare per bene a casa sua ha deciso di farlo a casa sua, che è la barca.
e mi ha contattato e ha proposto un'idea. Poi, come tutte le grandi idee, abbiamo visto che bevevamo la stessa quantità di vino e quindi potevamo farlo serenamente questo progetto. E il Avete progetto. unito la vostra pazzia, insomma, vi siete lanciati in questo progetto che sta andando alla stragrande, siete itineranti, vi muovete in continuazione, ce lo siamo detto anche per radio, siete venuti anche qui a Roma, no? Vi siete fermati a Fiumicino in particolar modo, poi però siete subito ripartiti. Quando avevo deciso di contattarvi per venire a trovarvi, per vedere anche la barca a vela, se si può fare, non ho capito bene se si possa o meno, penso di sì. Come no, siamo visibili, ancora per il momento siamo visibili, ci dovete un pochino rincorrere perché ci muoviamo relativamente alla barca a vela abbastanza velocemente. E infatti poi io che sto per mare, lo dico così, magari i ragazzi che sono a bordo si stanno un attimo stressando, tutti i giorni navigazione, navigazione, anzi vi faccio anche conoscere perché abbiamo qui le persone. Allora, Rick. Ciao. Luci da Labbra, Andrea, che è l'unico motivo per cui abbiamo della tecnologia a Ciao. bordo e della comunicazione efficace, Nicola, che sarà la persona che dovrete ringraziare quando sentirete i suoni dei porti, dell'acqua, di tutto quello che non si. Anzi, l'esperienza bella è stata mettere le cuffie a uno dei marinai, dei velisti che stava lì in porto, che per la prima volta ha sentito i rumori dell'acqua, che è paradossale. Certo. Perché ci sta dentro tutto il giorno, invece mettendogli delle cuffie e indirizzandolo un pochino, ha avuto questa esperienza quasi di realtà aumentata che fino a quel momento. Quindi Nicola è il motivo che spingerà tutti i nostri ascoltatori a godere con le orecchie. Noto innanzitutto che non c'è nessuna donna, non c'è alcuna donna praticamente a bordo, ma come mai? Perché è stata una scelta o perché non si sono Non candidate? Cioè, tutti uomini. parte scherzi, ma questa è una casualità perché l'anno scorso casualmente ci sono state solo donne, quest'anno casualmente ci sono stati solo uomini, nel 2022 troveremo una quadra, insomma. Un po', come è giusto che sia. Bene, ma senti, questi suoni di cui mi parlavi, no? Dove vengono poi pubblicati? Cioè, per poterli ascoltare anche noi comuni mortali, come dobbiamo fare? Allora, sui nostri canali Onde Sonore Sailing, sia su Facebook sia su Instagram, ci sono le dirette quotidiane, più che quotidiane, nel senso più volte al giorno, sia delle stupidaggini che facciamo, sia di quello che effettivamente produciamo artisticamente. Ci sono le dirette, nonché l'archivio di tutto quello che produciamo. Tutto il materiale che viene preso, perché poi ovviamente abbiamo delle registrazioni comunicabili immediatamente e qualcosa che invece ha necessità di elaborazione, tutto il materiale che stiamo prendendo, già oggi siamo a ore e ore, verrà poi rielaborato e Onde Sonore non finisce solamente quando la barca poi si fermerà in un porto, ma Onde Sonore continuerà con tutta l'elaborazione audio e l'elaborazione artistica che faremo sia durante la navigazione sia una volta che la navigazione sarà Bene, terminata. intanto stiamo vedendo il vostro profilo Instagram, invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo ad andare a cercarlo e ovviamente cliccare su Segui perché è un progetto molto interessante che vale la pena appunto seguire anche un pochino più da vicino. Senti Andrea, ma la vita in barca H24, no? Com'è? Nel senso, voi chiaramente lavorate perché state lì per questo, per creare, per comporre, anche da un punto di vista artistico, siete sempre in movimento. Però poi chiaramente come tutti i lavori non è che si possa fare H24, no? Quindi nel resto del tempo, come vi organizzate? Come passate proprio il tempo? A parte a pesca, no? Perché l'ho sentito prima che lo dice, e giustamente perché io adoro andare a pesca, quindi ti capisco, starei H24 a pesca. E cosa si pesca? Quindi mi devi dire innanzitutto, ma come fate? Che utilizzate come esche? E se andate a spinning, a traina, magari, visto che state comunque navigando, andrete anche un po' a traina, immagino. Ma a parte gli scherzi, no? Come si sta? Capita anche, che ne so, di avere qualche battibecco, litigio, visto che comunque siete in 5, se non sbaglio? Adesso 5, sì, esatto. Guarda, non so se sono fortunato, per il momento i battibecchi litigi, a parte su chi va a prendere la birra, non ce ne sono stati, quindi non ce ne sono, è un equipaggio che ne ho avuti anche di pessimi, di persone che non erano fatte non tanto per stare in mare, quanto per condividere
una vita che necessita di collaborazione, che non deve essere necessariamente fare i piatti o qualcosa, ma collaborazione empatica, per cui capire quali sono i ritmi, quali sono i tempi, non dettati da un comandante, ma dettati dal vento e dal mare, da quelle che sono dimensioni molto più grandi. Il resto della vita, a parte non pescare un pesce se non un tonno che ci è scappato perché si è rotta la lenza, che abbiamo prontamente ricomprato. No, ma un tonno, Era un aspetta, tonno aspetta, di che felicissimo. di quali dimensioni però? Perché quelli piccolini. No, parliamo minimo 8, anche 10 kg. Era, no, era veramente un bel tonno. Che Era proprio. meraviglia, ma come avete fatto a farvelo scappare? Siete in cinque! Si è spezzata la lenza. Cioè, è arrivato sotto bordo. Devo dire la verità, erano le 6:30 di mattina dopo la traversata, già eravamo da 20 ore in mare. Io mi sono svegliato col rumore della canna e eravamo in tre nella traversata, eravamo abbastanza rimbambiti dal sonno, probabilmente qualche mossa inconsulta e ci è scappato. Quindi Mannaggia, non dire che così perché è peccato. rimasto dolentissimo, non ci pensiamo più che a un amore infranto a Eh no, questo punto. ci credo, ti capisco, essendo io anche appassionata di pesca, andando a pesca molto spesso, salutiamo anche gli amici vegani che sono all'ascolto. Infatti non comunichiamo molto questo perché la sensibilità vegana qui è sempre in agguato, No, io però guarda, Andrea, ti posso dire la sincera verità, anche in radio. Parlo di tutto e di più, anche di selvaggina e quant'altro. Poi, se c'è un vegano in ascolto e non può sentire queste cose, cambiasse canale perché non mi cambierà frega. canale. No, da una parte noi tendiamo ad onorare sempre la carne che peschiamo, quindi la mangiamo fino all'ultima lisca, quello non è. Ma infatti, anche perché poi parliamoci chiaro: cioè ci si deve pur sempre sostenere, soprattutto quando si imbarca, e quindi insomma. Arianna, sfondi una porta aperta, guarda, ti vogliamo bene, ti prendiamo a due magliette, non una. Grazie! E speriamo di potervi venire anche presto a trovare, magari quando tornerete prima o poi a Fiumicino, non lo so. Comunque io vi seguo, ci teniamo in contatto. E poi quando parlavi della vita in barca, devo dirti la verità, io ad esempio ho il problema opposto, no? Cioè so fare molto squadra, sono sempre da sempre abituata a vivere con i coinquilini, anche in case magari di 10 persone. Però purtroppo un pochino il mare lo soffro, non tanto, però in barca a vela mi sono trovata un pochino male ultimamente. Ci sono Spazio andata. o come ambiente? Come spazi di condivisione o come ambiente No, no, marino? come spazi di condivisione, io ho fatto anche gli scout, quindi dove mi metti sto? Proprio come mal di mare, cioè, quindi voi come Chiaro. fate? Non vi capita mai di avere un po' di mal di mare? Su questo si esprime Federico che ha delle cose da raccontare. Ho delle piccole esperienze da raccontarvi, sì. Diciamo una nausea durata più o meno 18 ore. Una lieve, esatto. Ma perché è normale in barca a vela? A me le altre barche non danno fastidio. La barca a vela, quando c'è mare mosso, ragazzi, non la sopporto. Poi stranamente mi hanno detto che la barca a vela di Andrea non era poi così, diciamo, nauseante, però Invece, no, allora ai marinai che si chiede: hai mai sofferto di mal di mare? I marinai veri rispondono: non ancora, perché il mal di mare comunque affligge tutti quanti, soprattutto in certe condizioni. Poi i mari più o meno mossi ci stanno sempre, certe condizioni di vento lo favoriscono, però il mal di mare è un amico con cui si convive quando si sta in mare. Certo, che va al di là, no? Della passione per il Più mare, ci nel si senso. abitua e più funziona, insomma. Però il mare, cioè, esiste. È Eh sì. Scusate, fortunatamente passa. Infatti Federico è il bel ragazzo che vediamo adesso. 3 giorni fa, esatto. Vabbè, insomma. no, ma ti capisco perfettamente. Guarda, perché anche io sono appassionata di mare, vado spesso in barca, però purtroppo con la barca a vela il mare mosso è capitato anche a me, perché è stretta e lunga, quindi bisogna essere un attimo abituati, no? Tu Andrea lo sei chiaramente, sei abituato perché, Anche a insomma, me, capita, mal di mare capita, ma una capita. nozione sono le 3 F: fame, freddo e fatica. Quando si soffre una di queste cose, mal di mare in agguato. Eh sì, mannaggia. E detto questo, è vero, anche lo stress, infatti probabilmente è stato anche per quello, perché l'ho preso quando non avevo dormito tutta la notte, quindi ero bella stressata.
Riproverò magari in futuro quando sarò bella riposata. Detto questo, poi consigliamo a tutti coloro che ci stanno seguendo anche di fare un bel viaggio in barca a vela perché ne vale assolutamente la pena. Andrea, tu me l'hai raccontato anche su Radio Cusano, hai raccontato della tua storia, è una storia di coraggio, una storia molto bella, no? Perché hai avuto appunto il coraggio di cambiare totalmente vita. Non so se è capitato anche al tuo amico, insomma, al tuo compagno di avventure e avete una storia simile, però la tua mi ha toccato in maniera particolare, no? Perché non è da tutti scegliere di abbandonare un posto fisso e comunque dedicarsi alla sua vera e propria passione. Sì, sicuramente, ma quello che rispondo un pochino nell'immediato è che ci voleva coraggio invece a non farlo, perché ci sono delle situazioni che ormai diamo per scontate, come passare tanto, 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 aiutami a dire tanto, tempo nel traffico, e diamo per scontato di dover giustificare le nostre entrate comprando cose che fondamentalmente non ci servono e non sono frasi mie, ma di cantanti di tanto tempo fa che già l'avevano visto. E sono tutte cose che ci confortano perché le vediamo riprodotte in tante scale diverse, ma nel mondo in cui viviamo, e però fondamentalmente non ci danno quella soddisfazione che invece fare qualcosa che ci piace davvero, oppure essere a contatto con qualcosa di veramente meritevole come la natura, il mare, la montagna. Io sono nel mare, ma potrebbe essere qualsiasi altra dimensione. Chi parte viaggia in camper, chi non parte per niente sta a casa sua. L'importante è avere la sensazione di essere connessi con l'ambiente in cui si è. Io facevo il farmacista e ho lavorato prima in farmacia, poi ho lavorato in azienda farmaceutica, tantissime soddisfazioni economiche, che tra l'altro mi hanno permesso anche di realizzare cose, perché una cosa che interessa moltissimo è come vi finanziate, come hai comprato la barca, è un pochino guardare la scrittina sul finestrino quando fuori c'è un panorama bellissimo. Sei lì a guardare quel dettaglio perché secondo te è quello che è l'ostacolo da superare, ma invece l'ostacolo da superare è la scelta che fai di come fare il resto dei tuoi giorni, cioè che siano 50 anni, 100 o 2. E decidere chi vuoi essere è un ostacolo enorme e molto più grande di trovare i soldi per farlo. Però aver lavorato tanto tempo è stato il motivo per cui poi ho avuto le forze economiche di realizzare quello che volevo fare. Quindi tanti anni li ho sacrificati, tra virgolette, perché non rinnego niente, anzi sono molto felice di aver fatto le mie esperienze. Poi a un certo punto pensi semplicemente che vuoi provare anche il piano B. Il piano B potrebbe essere più bello, meno bello, più interessante, però se non ci Chissà. È provi, se non lo prendi mai quel sentiero, è difficile che sai dove porta. Ho vero. deciso di stare, invece di lavorare 11 mesi, un mese per mare, di stare 11 mesi per mare e il 12esimo a riposarmi, perché la vita in barca è stressante perché la tua casa potrebbe affondare da un momento all'altro. Letteralmente, quindi non sei mai tranquillo. Positività, dai. No, da una parte ve lo chiedevi prima, no? Come si vive in mare? È bello, si sta bene, però ci sono tutti quei giorni in cui le persone normalmente escono per strada e dicono oggi c'è vento. Ecco, per un marinaio oggi c'è vento vuol dire che oggi è una giornata in cui farò fatica, perché devi fare in modo che casa tua non affondi, non vada a sbattere. Affondare adesso è veramente un evento tragico, lo sto È un po' mettendo. più rischioso rispetto agli altri giorni, certo, determinate condizioni meteorologiche magari a cui noi non facciamo caso, no? Noi Esatto. comuni Sono cittadini di questa città tanto stressante quale Roma, ma chiaramente tutti coloro che ci seguono da ogni città italiana. Detto questo, hai parlato di finanziamenti, di soldi, no? Lo so che è una domanda brutta, infatti, oggi su Radio Cusano era arrivato, come tu ben ricorderai, un messaggio, no? Da parte di un nostro ascoltatore che non si è firmato e che ti ha chiesto proprio come vi finanziate, no? Come riuscite ad andare avanti e molti sicuramente anche seguendo Parole in Musica se lo staranno chiedendo. Allora, il finanziamento, infatti, una risposta che non è venuta subito è stata grazie ai messaggi che arrivano alle radio e noi prendiamo 50.000 euro ogni domanda scema che ci fanno. Però no, purtroppo non è così, perché sennò saremmo veramente ricchi. Eh beh.
Per adesso, io dico per adesso perché nella nostra testa il progetto troverà un Bill Gates che è appena divorziato e quindi non sa come spendere i soldi che non deve più dare alla moglie, o forse quelli che deve dare, e che amerà talmente tanto il progetto che ci finanzierà per girare il mondo e raccontare con la musica il mare, cosa che ancora magari non Bill Gates, ma qualcuno di più alla portata. Per adesso però siamo stati molto 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 concentrati a produrre questa esperienza, a realizzarla, e quindi le finanze sono quelle proprie. Abbiamo avuto supporto da qualcuno che ci ha scontato delle cose che servono per la navigazione, supporto in termini di partnership, media partner e cose del genere, però non abbiamo un budget con cui poter fare delle proposte economiche anche agli artisti che invece hanno aderito in maniera spontanea nel momento in cui hanno colto l'essenza sia del progetto sia hanno constatato che era vicino alla loro anima artistica. Quindi tutte le persone che sono venute a bordo lo fanno con un'estrema adesione allo spirito che è quello di Onde Sonore. Bene, bene, quindi per tutti i curiosi Andrea vi ha risposto, ecco, Poi, quindi. se i curiosi vogliono venire in barca nei mesi di giugno, luglio e agosto, il charter che faccio con Onde Sonore è la principale fonte di sostentamento dei progetti artistici. Quindi, volete vedere la Sardegna? Non c'è problema, potete venire in barca con noi. Che bello! Ma io voglio Un venire a vedere la Sardegna. appello spassionato, così Sì. interessato e spassionato. Giusto, e fai bene, caro Andrea. Quindi ora vi state dirigendo dove? Adesso siamo in navigazione da Porto Corallo ad Arbatax. Ci mancano più o meno 2 ore perché abbiamo il vento contro, però non un vento così cattivo, quindi possiamo fare dei bordi di bolina, perché la barca a vela può andare non controvento, ma può risalire il vento con degli angoli più o meno di 30 gradi. Quindi zigzagando arriveremo ad Arbatax verso le 5-6 di pomeriggio. Bene, per la gioia anche del tuo compagno che si trova vicino, che soffre il mal di mare, che No, meraviglia! ormai è stato promosso a marinaio provetto, nonché a vicepresidente di Onde Sonore. Faremo un'investitura con Ah, ok, tutti. vicepresidente. Andrea, è stato davvero un piacere parlare con te anche qui in televisione, a Parole in Musica, e ti ringrazio davvero. Ringrazio te, ma ringrazio anche tutti i tuoi compagni di avventura. Vi auguro il meglio. Un bacio anche a Soprattutto qui voi. facciamo vedere un po' di mare. Vedi, che bello! No, sto rosicando troppo. Ma poi ho visto anche le canne che stanno a traina. Credo, ce le abbiate, state trainando? Se peschiamo No. un tonno te lo facciamo sapere direttamente. Come? Se peschiamo un tonno te lo facciamo sapere. Assolutamente, aspetto la Va vostra storia di Instagram. Tra l'altro, ricordiamo prima di salutarci, Andrea, dove vi possono seguire? bene. Onde Sonore Sailing, sia su Instagram sia su Facebook, canale YouTube, nonché ondesonoresailing.it per avere un landing point sul web. Perfetto, io vi sto già seguendo, quindi invito tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento e ci stanno guardando soprattutto di seguire questi ragazzi davvero coraggiosi e davvero, insomma, intraprendenti. Tra l'altro, siete riusciti a portare avanti Grazie un mille. progetto così bello e innovativo di cui vale la pena parlare, quindi noi l'abbiamo fatto sia in radio che in TV. Andrea, grazie di tutto. Grazie mille per lo spazio e per tutto quanto. Come si dice in questi casi? Buon vento. Buon vento, perché prima ci siamo parlati in privato e non avevo capito questo tuo linguaggio tecnico, infatti. Ai marinai si dà il buon vento. Buon vento a tutti e ovviamente un grande in bocca al lupo per questo progetto, lo ricordiamo, Onde Sonore Sailing. Grazie Andrea, ciao! Grazie mille. Ciao a tutti! Ciao Ciao. ragazzi! Ciao! Che bello, ci lasciamo così con questa immagine del mare, così perfetta, proprio per farci invidia, noi che siamo costretti purtroppo a vivere in una città così caotica, però insomma siamo fortunati perché il lavoro comunque che facciamo ci piace molto, ci piace portare nelle vostre case la buona musica e non solo i belli artisti dei quali vi parliamo sempre qui a Parole in Musica. Noi ci vediamo alla prossima, vi lasciamo col palinsesto chiaramente della nostra emittente. Buona musica a tutti a questo punto. Alla prossima, ciao!